Ma io credo che man mano che passa il tempo diventa un po' più debole, nel senso che la risposta doveva esserci già chiara e forse per lui la soluzione più semplice sarebbe stata quella di un rimpasto piccolo, medio, che poteva passare attraverso una crisi lampo. Man mano che passano le ore, evidentemente diventa sempre più complessa la situazione, anche perché rispondo anche all'altra domanda che non è stata fatta a me, ma ci Sì. rispondo lo stesso. Il politico italiano che ci guadagna di più, diciamo tra virgolette, di queste brutte notizie, di queste brutte immagini che arrivano dagli Stati Uniti, è Renzi, che da sempre è stato, secondo me, in una certa sintonia con il mondo del Partito Democratico, diciamo di Barack Obama, mentre invece sia il governo Trump che parte dell'opposizione si vede dalle reazioni, per vari motivi politicamente hanno appoggiato, diciamo, la presidenza Trump. Questo non vuol dire che poi non si debba, cioè un conto è una valutazione politica, un conto è una valutazione di quello che è successo ieri, sono due cose Certo, molto certo, diverse. certo. Però Perché uno può insomma tu avere ci una. stai ricordando che c'era il famoso Giuseppi, che in fondo il Movimento 5 Stelle ha una sua storia, se ragioniamo di populismo, in qualche maniera i 5 Stelle sono quelli che portano il populismo nelle istituzioni in Italia. Quindi diciamo a fronte di tutto questo l'unico che veramente c'ha da guadagnarci, al di là delle opposizioni Salvini Meloni che sappiamo hanno sempre detto bene di Trump, però al di là delle opposizioni l'unico che c'ha da guadagnare è Renzi e quindi viene in mente la foto con Obama, per capirci, no? È questo quello che ci dici? Sì, ma anche perché